Do la parola alla dottoressa Maria Campanile, componente del Consiglio nazionale, nonché delegata di Bari, provinciale di Bari, nonché si occupa di formazione nel settore della nutrizione. Più di questo, Marisa? Va bene così, grazie. Un saluto a tutti e intanto un ringraziamento al Consiglio dell'Ordine che mi ha invitato appunto a tenere questa relazione sull'aggiornamento ECM. Devo dire la verità, quando mi hanno comunicato questa cosa sono rimasta un attimo perplessa, perché crediti formativi sono diventati una sorta di incubo, perché ovviamente occupandomi di formazione e soprattutto formazione post laurea, perché comunque io sono di Bari, quindi giù a Bari gestiamo una serie di master che sono privati, non riconosciuti dall'università, aggiornamento ECM, abbiamo per 15 anni accumulato questa esperienza. Ci siamo resi conto che per molti purtroppo gli ECM vengono visti come una sorta di incubo, perché 50 crediti l'anno, io li chiamo in alcune situazioni punti mira lanza, perché mi dispiace vedere tutti che corriamo dietro a raccogliere questi punti, 50 l'anno, il corso che costa di meno e che mi dà più crediti possibili. Beh, io voglio ridare dignità alla formazione, perché non deve essere così svilita solo la corsa a raccogliere i punti. Questo non mi piace, perché io credo molto nella professione. Intanto questo discorso chiaramente vale per tutti, in particolare poi per il nostro settore, che è molto delicato, perché poi noi abbiamo a che fare con le persone, quindi esige una preparazione, una formazione continua. Perché l'ECM, io insieme, prima di parlare di crediti, quanti ne devo fare, se faccio tutor, se faccio il relatore, quanti crediti, vorrei invece insieme a voi condividere, partendo da quella che è la mia esperienza, che cos'è la formazione, perché invece è così importante. Quindi vorrei ribaltare un attimo questo aspetto. E quindi una serie di, vabbè, salto questa parte, quindi aggiornamento ECM, io voglio analizzare con voi questo acronimo, educazione continua in medicina. Quindi educazione continua in medicina, formazione permanente. L'ECM, come sappiamo, partono 2001-2002 a cavallo con una sperimentazione. L'Italia è già in ritardo, perché in altre nazioni già c'era tutto un percorso di formazione che accompagna il professionista durante la sua pratica. Quindi già noi siamo in ritardo in tal senso. Parte per formare e aggiornare tutti gli operatori del servizio sanitario nazionale, per offrire una migliore qualità della competenza all'utente che si rivolge, però viene anche allargato chiaramente a tutti, anche i liberi professionisti che operano nell'ambito della tutela e della prevenzione della salute collettiva e individuale. Quindi noi ci rientriamo come biologi nutrizionisti. Quindi l'educazione continua che cos'è? È un metodo di formazione continua, uno strumento che serve ad attestare la propria costante riqualificazione professionale. In questo in realtà noi abbiamo un codice deontologico che è del 96, quindi prima che venisse creato il sistema dei crediti, che già nell'articolo 4 ci suggerisce che il biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze. Cos'è la formazione? La formazione rientra in un ambito, oggi si parla molto di apprendimento permanente, lifelong learning, addirittura ci sono programmi comunitari, quindi la comunità europea finanzia progetti di formazione, soprattutto in riferimento agli adulti. Infatti l'anno prossimo, a gennaio, scade questo programma, che sicuramente verrà rinnovato. Che cos'è? Un apprendimento permanente, dura tutta la vita. È un nuovo modo di fare formazione e soprattutto qual è l'obiettivo? Migliorare lo sviluppo e la crescita dell'individuo nella sua globalità. All'interno, un segmento di questo apprendimento permanente, che cos'è? L'educazione degli adulti.
nell'ambito dell'educazione degli adulti noi troviamo tre sottosettori: formazione continua, che è quella che riguarda il professionista, formazione professionale da una parte ed educazione formale dall'altra. Chiaramente la formazione professionale è l'acquisizione delle competenze che poi si spendono direttamente nel campo del lavoro. L'educazione formale intende un po' le attività educative presenti sul territorio, immaginiamo corsi di lingue, informatiche e quant'altro. Quello che interessa a noi è la formazione continua, quindi educazione, attività di educazione degli adulti per aggiornare le proprie competenze che ci permettono di seguire al meglio il nostro lavoro. Quindi la formazione ha un'intenzionalità educativa, ritorna alla parola educazione. Perché è stata inserita educazione continua in medicina? Quindi intenzionalità educativa perché si deve generare apprendimento, e quindi predisponendo delle linee per favorire questo apprendimento e quindi anche la verifica. Quindi noi continuiamo ad apprendere per tutto l'arco della nostra vita, non ci fermiamo con la formazione universitaria. E qui mi viene in mente, ho fatto questo collegamento con Eric Kandel, premio Nobel per la medicina nel 2000, il quale, lui è uno psichiatra, poi conduce tutta una serie di studi sulla memoria e sull'apprendimento, viene fuori questo concetto del cervello plastico, come l'apprendimento, le esperienze vanno ad aumentare, a rimodellare le sinapsi e a crearne di nuove, quindi aumentando la connessione neuronale. Quindi quando si dice volgarmente mantenersi attivi attraverso la lettura, lo studio, eccetera, è stato anche dimostrato scientificamente. Quindi ritorno alla parola educazione, quella che ho detto prima, ricordiamoci sempre educazione continua in medicina. Chiaramente parto da quello che è l'etimologia latina, educare alla fine che significa allevare, nutrire, tirar fuori. Quindi la formazione ci aiuta a cambiare, perché noi cambiamo durante la formazione, perché comunque è tirar fuori quello che è dentro la persona, valorizzando quanto di meglio ci sia potenzialmente in una persona. Questo è quello che noi facciamo anche come nutrizionisti, con chi si rivolge a noi. Quindi noi ci educhiamo attraverso la formazione continua, ma di fatto noi lo facciamo anche nei nostri studi. Quando le persone si rivolgono a noi, è vero, il piano alimentare, la dieta, che è uno strumento, ma noi immediatamente attiviamo un percorso di educazione dell'altro, altrimenti se non c'è cambiamento poi fallisce anche tutto il resto del percorso. Quindi l'educare che cos'è? È una strada. Spesso nei corsi mi chiedono le risposte, le ricette, la soluzione. Non mi interessa come ci arrivo. No, la formazione deve spiegare come possibili strade per arrivare. Poi ognuno si trova le sue risposte, le sue soluzioni, perché deve sempre contestualizzare. Quindi essere capace di leggere il contesto, di dove vive, del luogo in cui vive, della persona. Come diceva prima Laura, dell'antropologia della persona che si rivolge a me. E mi piace molto il discorso che ha fatto prima la professoressa De Gara, quando ha parlato di interazione dei saperi e ha parlato di sapere umanistico. Io credo che questo sia per noi, almeno questa è la mia idea di formazione, poi mi piacerebbe sapere anche voi cosa ne pensate. E quindi solo quando tutte le persone coinvolte sono in relazione consapevole possiamo parlare di apprendimento. Quindi gli obiettivi alla fine quali sono? Acquisire nuove conoscenze, abilità utili a una pratica competente ed esperta e aggiornare continuamente le proprie competenze che mi permettono di seguire al meglio il mio lavoro. Ora, c'è una cosa che io noto quando nell'organizzare, coordinare, progettare la formazione incontro i colleghi. Formazione significa, ecco, l'ostacolo al cambiamento. Di fatto la formazione mi permette di essere consapevole della necessità di un mio cambiamento, un mio modo anche magari diverso di operare, perché io comunque rapporto sempre all'altro, la mia capacità deve essere sempre quella di comprendere i bisogni dell'altro e di condurlo attraverso un percorso. Se io non faccio un lavoro su me stesso, quindi un lavoro di consapevolezza di me, di conoscenza, come faccio a entrare in empatia con l'altro? Quindi
Formazione si intende mettere a disposizione degli altri le proprie esperienze. Quello che si cioè quando si organizza un corso, l'idea è questa poi in realtà, condividere, confrontarsi, attivare relazioni, spingersi al confronto, alla comunicazione, a sostenere il dialogo, conoscere il proprio territorio, condividere il sapere, quindi questo permette la crescita del gruppo, esercizio al dubbio. Che è successo? Sì. Quindi la formazione non è chiusa in schemi fissi, mi deve dare una mano pensare a pensare, coinvolgere quante più persone possibili, questo l'ho già detto, e qui mi viene in mente, prima parlavamo di Laura De Garmi mi ha dato questo input, il sapere umanistico. Io sono prendo da Edgar Morin questa cosa del pensiero complesso, l'interazione, l'intersecazione tra i saperi umanistico e scientifico. E questo mi permette anche, perché devo leggere la complessità di quello che mi circonda, devo avere gli strumenti per leggere la complessità e tirar fuori delle cose che possono essere utili. E mi viene anche in mente, ho rubato sempre questa frase, in realtà Montaigne, che era un filosofo del 600, è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. E quindi riprendo Edgar Morin questa frase e spiega: una testa ben fatta significa che non devo ovviamente accumulare il sapere in maniera sterile, ma tutto questo sapere, quindi l'interazione tra i vari saperi, a che cosa mi deve servire alla fine? A creare un'attitudine e a porre a trattare problemi, a questo deve servire la formazione, e anche a principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro un senso. Quindi la formazione, parliamo ovviamente sempre di formazione post laurea, non è insegnamento, ma dono, gratuità, elargizione di una ricchezza che ognuno ha in sé. E chiudo questa parte per dire alcune cose sulla questione poi pragmatica degli ECM. La formazione deve essere popolare, cioè o arriva alla gente e serve alla comunità o è inutile. Non ci dobbiamo parlare addosso. Deve essere globale perché deve interessare tutti. Etica, non basta che non faccia male. Deve avviare pensieri e attività per portare l'altro al cambiamento. Verificabile, perché devo monitorare e supervisionare i processi formativi, quindi verificare che siano utili. E a due piani, nel senso che la formazione va sia personale che professionale, i due livelli devono necessariamente andare di pari passo. Noi usiamo noi stessi come strumento nel rapporto con l'altro, non è che siamo due cose separate, dottor Jekyll e Mr. Hyde, siamo un insieme, siamo un'unità complessa, come è complesso il sistema in cui noi viviamo e lavoriamo. Non a saldo, e purtroppo, ecco, come dice la formazione, a saldo all'illusione dell'affare, del benessere immediato, individualizzante e non individualista, deve esprimere tutta la nostra unicità. E veniamo al discorso degli ECM, che sapete è partito nel 2002, sono nei tempi. Ok. Quindi voi sapete che si va per trienni, quindi 2011-2013 c'è questo, il totale del numero dei crediti è di 150, 50 per anno, però c'è la possibilità e la flessibilità di partire da un minimo di 25 per anno e arrivare a un massimo di 75 per anno. Chiaramente c'è la possibilità anche di riportarsi, e qui parlo per chi diciamo ha iniziato la professione qualche anno fa, anche 45 crediti dagli anni precedenti. Gli ECM sono obbligatori per tutti, quindi io ho fatto quel preambolo perché volevo togliere, perché quando una cosa è obbligatoria sembra che noi non siamo motivati. Io spero di essere riuscita a far passare il significato della formazione, che poi ci sono anche gli ECM, ci va bene, ma ognuno di noi deve poi essere, va a scegliersi quel percorso formativo, quel corso di aggiornamento che mi permette di migliorare, di lavorare sulle mie aree di miglioramento. Quindi, come dicevo, sono obbligatori per tutti, a prescindere che lavorino meno. Ovviamente parliamo sempre di chi poi è iscritto all'ordine.
professionale. La percentuale, poi c'è la questione, io poi ho messo qui le parti che ho pensato potessero interessarvi anche in base alle domande che mi si pongono. La questione della formazione a distanza. In realtà il Ministero non mi dà un limite, cioè io mi posso fare tutti i crediti soltanto con la formazione a distanza, anche se la mia personale idea è che a me la formazione a distanza non piace, per tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Certo, capisco che ci possono essere situazioni, eccetera, una piccola percentuale può anche essere fatta, quindi il 100% può essere seguita in questo modo. Qualcuno mi aveva fatto domande in merito alla questione chi fa ricerca, chi fa pubblicazioni. E quindi l'attività di ricerca devono essere ovviamente fatte insieme al provider accreditato e, se c'è, oppure con il proprio ordine professionale. Quindi se ci sono pubblicazioni scientifiche, l'attribuzione dei crediti avverrà da parte dell'ordine o di una, nel nostro caso parliamo di ordine. Però bisogna sempre fare i 150 crediti, ma di questi 150 il 60% possono essere fatti con questo sistema. Oppure chi fa da relatore al massimo può fare il 60% dei crediti annuali, ho riferito al triennio, tanto siamo sempre lì. Sì, è così. Poi chi fa tutor, sono 5 crediti per settimana lavorativo, un credito al giorno, però parliamo sempre del 60% dei crediti annui. E poi, vabbè, grosso modo, poi se ci sono delle domande sono qui. Poi sapete che ormai è stata istituita dall'Agenas, che è appunto l'agenzia nazionale, questa banca anagrafica, dove in realtà è facile fare il confronto, per ognuno di noi siamo in qualche modo schedati, per cui l'ordine, se ha anche necessità di sapere chi ha fatto i crediti eccetera, attraverso il COGEPAS, che è appunto il consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie, c'è la possibilità di verificare, perché poi quando facciamo un esempio, oggi siamo qui, abbiamo le schede da compilare, la scheda valutazione, il questionario e quant'altro, il provider prende tutte le vostre schede, inserisce tutti i vostri dati che vanno qui in questa scheda anagrafica, quindi ci sono i risultati di tutti i vostri crediti anno per anno. E vabbè, è in teoria, poi tu ci dici, comunque di fatto il COGE passa a questa funzione, la funzione è questa, però quando io ero provider e verificavo, insomma, ho avuto la possibilità di guardare da vicino come, sì, ho finito, 2 proposte per l'ordine. E penso di no. No, quelle del provider. Allora, 2 proposte all'ordine. Visto che ieri il dottor Calcatelli ha parlato del fatto che l'ordine intende organizzare tutta una serie di corsi di aggiornamento, congressi su tutto il territorio nazionale, io mi sono permessa di fare una proposta in realtà e quindi chiudo. Intanto un corso formazione formatori. Perché? Formare un team di docenti per ogni regione che propongano in aula con i partecipanti, ognuno per la sua disciplina, uno stile formativo e unico per essere efficace ed efficiente. Fare il relatore, stare da questa parte, non è semplice. Che cosa dire all'altro? Cosa può essere utile? C'è anche tutto un lavoro di preparazione. Io ho fatto una serie di corsi di formazione formatori proprio dove, per apprendere anche una serie di tecniche, di strategie, di lavorare su se stessi, perché ripeto, quando si è in aula con gli altri non è poi così facile. Una cosa è stare avere 10 minuti, si chiudo. Allora, il percorso formativo, mi dispiace, ecco, avevo scritto alcuni punti, a che cosa serve? Quindi organizzare questi corsi e creare questo team di relatori mi sembra una buona idea. Sviluppa la cultura del servizio dell'altro, rende le persone autonome nella relazione, insegna a parlare in pubblico, aumenta la capacità critica e la capacità di discernimento da parte dei partecipanti. Migliorare lo stato comunicativo delle persone, proporre l'apprendimento rispetto alla gestione del conflitto in aula, aiutare a superare i momenti di stress, di ansia
in aula, insegna metodologie formative e quant'altro. E quindi la costituzione anche di un albo. Perché a volte quando io organizzo anche dei corsi e cerco il relatore che deve rispondere a dei determinati dottoressa, requisiti, per piacere, credo che sia importante. E l'ultima cosa, e voglio chiudere e quindi fare un augurio a tutti noi, con questa frase di Karl Popper: invece di posare a profeti dobbiamo diventare i creatori del nostro destino. Imparare a fare le cose nel miglior modo che ci è possibile e andare alla ricerca dei nostri errori. Ma questo significa che dobbiamo cambiare noi stessi. Grazie.